È stata un'esperienza costruttiva, proficua sotto il profilo umano e dei contenuti, culminata con la partecipazione del Presidente della Repubblica Mattarella, al quale ho avuto il privilegio di portare il saluto di Confagricoltura. È con queste parole che il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Gianzanti, commenta il meeting di Rimini, di cui la Confederazione è stata per la prima volta partner. Un insieme di persone unite da una condivisione di valori quali amicizia, solidarietà, sussidiarietà e bene comune. E quando si parla di valori, noi ci siamo, ha aggiunto Gianzanti. Tra gli eventi da sottolineare, l'incontro Food Security e Sostenibilità, Cooperare per Crescere, nel quale Gianzanti ha evidenziato come per affrontare con successo la sicurezza alimentare ed il cambiamento climatico a livello globale e per raggiungere modelli agroalimentari più sostenibili e produttivi, è fondamentale una solida collaborazione internazionale che preveda condivisione delle conoscenze e la diffusione dell'innovazione. Soprattutto nei paesi meno avanzati. Le fake news nei confronti dell'agricoltura e degli allevamenti impongono in tutte le circostanze una replica a tutela dell'immagine e del ruolo svolto dalle imprese. Nei giorni scorsi è stato pubblicato su Milano Finanza un articolo nel quale si sostiene che la pandemia e la guerra in Ucraina hanno messo in luce non solo la precarietà di una rete di fornitura attaccabile e poco sicura, ma anche i costi ambientali e sanitari associati alla produzione intensiva e al consumo di carne. Non solo, si riporta nel testo che l'agricoltura è di gran lunga più nociva per il pianeta di qualsiasi altra industria. Si tratta di affermazioni forti che vanno contrastate facendo ricorso a numeri e riscontri oggettivi. Pubblicato il decreto ministeriale MASAF che definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali relative ai 400 milioni di euro destinati alla sottomisura ammodernamento delle macchine agricole del PNRR, innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Il bando mira a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Visita il nostro sito, scarica la newsletter e per conoscere i dettagli del bando contatta il nostro ufficio Finanza Agevolata tutti i mercoledì pomeriggio al numero 0577 533246 oppure inviando una mail a finanzaagevolata@confagricolturasiena.it.